Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Oggi parleremo di obesità e lo faremo insieme al dottor Francesco Biondo, che lavora presso l'Ospedale Generale Sacro Cuore di Gesù, unità operativa complessa di chirurgia generale e specialistica di Benevento. Buonasera dottor Biondo e benvenuto. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Dottore, quindi oggi parleremo di obesità. Ci può definire in modo sintetico e appropriato la condizione di obesità e qual è la sua incidenza per quanto riguarda la popolazione italiana, europea e nel mondo? Sì, senz'altro. La migliore definizione è quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice che l'obesità è una malattia cronica e recidivante caratterizzata da un accumulo eccessivo e patologico di tessuto adiposo nei vari distretti dell'organismo, e questo causa un incremento notevole della morbilità e della mortalità nei pazienti che ne sono affetti. E ovviamente è una situazione questa diciamo molto diffusa non solo in Italia ma anche in Europa e nel mondo. Come si può vedere dalla slide, ci sono almeno con delle piccole differenze fra le varie regioni in media 12% di obesi rispetto alla popolazione generale, vale a dire 6 milioni su circa 50 milioni di abitanti in Italia, e l'8% di questi pazienti obesi sono veramente obesi gravi, c'è un'obesità di terza classe che assolutamente hanno bisogno di essere curati. Questo perché? Perché un po' con una frase ad effetto, noi in Italia abbiamo un decesso ogni 10 minuti per obesità e malattie correlate, ed è questa la terza causa di morte, dopo ovviamente le malattie del sistema cardiovascolare e dopo i tumori. Quindi l'impatto è notevole in Italia, ma non solo, anche in Europa, dove abbiamo una percentuale di obesi notevole che va in media anche in Europa dal 10 al 15%, ci sono circa 67 milioni di obesi. E questo che cosa determina? Determina che l'aspettativa di vita si può ridurre anche di 10 anni, se non oltre, se questa patologia non viene adeguatamente curata con i vari strumenti che noi abbiamo a disposizione. Nel mondo la cosa non è migliore, perché ci sono circa 800 milioni di obesi nel mondo e la media è 10% su 8 miliardi, e questo determina un impatto socio-economico notevolissimo, nel senso che nel mondo si spendono circa 2.000 miliardi di dollari per contrastare l'obesità, ed è la terza causa di spesa nel mondo, dopo il contrasto nei confronti del fumo e nei confronti delle guerre e delle varie violenze che accadono nel mondo, ed è incide sul PIL per circa il 2,8%. Quindi, come vede, il fenomeno è un fenomeno globale ed è un fenomeno molto molto importante che la politica e i vari sistemi sanitari devono assolutamente prendere in considerazione. Quindi un fenomeno veramente importante, veramente serio, e anche parlando proprio di obesità, dottore, come lei ci diceva all'inizio, anche per definizione l'obesità è una malattia seria ed è una malattia grave. Quali sono le cause dell'obesità? Ma guardi, le cause dell'obesità sono diverse. Fondamentalmente la causa più importante è legata alla dieta squilibrata e alla scarsa attività fisica, cioè ovvero l'eccessivo consumo di bibite, di caramelle, di carboidrati, di grassi, lo stile di vita sedentario sono la causa fondamentale dell'obesità essenziale. Poi ci sono altri fattori, come fattori eredofamiliari, che influenzano notevolmente i bambini e gli adolescenti. E questi fattori, cioè, insomma, nell'ambito di una famiglia, se c'è un obeso, sicuramente i figli avranno una maggiore predisposizione all'obesità. Poi ci sono fattori genetici, cioè l'età, il sesso, la gestazione, la gravidanza, la sospensione del fumo, l'assunzione di farmaci e vari problemi medici. I vari problemi medici sono in genere la causa dell'obesità secondaria, come per esempio disturbi di tipo endocrinologico.
Quando, dottore, una persona può essere definita obesa, come si misura l'obesità? Beh, diciamo dal punto di vista così pratico, una persona si può definire obesa se supera almeno di 20 kg il suo peso ideale e si può definire obesa grave se supera almeno 40 di 40 kg il suo peso ideale. Però ovviamente questa è diciamo una valutazione molto, molto pratica. Ci sono anche altre valutazioni più scientifiche che ci aiutano a capire meglio e a classificare l'obesità, come per esempio il classico conosciuto da tutti, BMI, Body Mass Index. Il BMI o l'indice di massa corporea è il rapporto tra peso corporeo e quadrato dell'altezza. Verrà fuori un numero che classifica l'obesità in varie classi. L'obesità è classificata attraverso questo parametro in tre classi. La prima, che è quella moderata, la seconda severa e la terza è quella più grave ed è la vera obesità patologica. Poi ovviamente ci sono delle super classi come quella della super obesità e della super super obesità, dove il BMI va oltre il 50, cioè vale a dire 50 kg per metro quadro di superficie corporea. Poi ci sono anche altri metodi, come la misurazione, per esempio, della vita e dei fianchi, che ci danno indicazioni sul tipo di obesità, se questa è un'obesità centrale o periferica o diffusa. Dottor Biondo, per quanto riguarda le cure, come si cura questa malattia, l'obesità, e quali sono i risultati? Bene, per quanto riguarda le cure, l'obesità si inizia a curare con una terapia medica, questo è fondamentale, non si può passare direttamente alla chirurgia. La terapia medica è fondata soprattutto su quattro pilastri, che è la restrizione calorica, l'esercizio fisico, la terapia comportamentale e la terapia farmacologica. Naturalmente, la terapia medica ha dei grandi risultati in una certa classe di obesi, però purtroppo non ha dei risultati soddisfacenti in tutti gli obesi e soprattutto non mantiene nel lungo periodo il peso raggiunto. Quindi abbiamo per fortuna, in questi casi, abbiamo per fortuna altri strumenti caratterizzati soprattutto dalla terapia chirurgica. Alla terapia chirurgica non ci si può arrivare così immediatamente, bisogna fare un percorso che è caratterizzato essenzialmente dalle diete pregresse che in qualche modo sono fallite e poi si arriva al chirurgo, si fa una visita chirurgica e nell'ambito dell'equipe multidisciplinare si segue un percorso caratterizzato essenzialmente dall'incontro con la nutrizionista che indicherà un percorso nutrizionale, poi dall'incontro con la psicologa che indicherà un percorso psicologico. Superato questo primo step, si passa poi alla valutazione del rischio cardiorespiratorio nell'ambito di un pre-ricovero e poi si arriva al ricovero, all'intervento e successivamente ai controlli post-operatori. Oggi abbiamo a disposizione una serie di interventi che sono molto, molto più efficaci e meno complessi e meno dannosi rispetto a quelli che utilizzavamo nel passato. Oggi abbiamo a disposizione fondamentalmente tre interventi più popolari, più praticati dai chirurghi, che sono la sleeve gastrectomy o resezione verticale dello stomaco a manicotto, abbiamo il bypass gastrico e il mini bypass gastrico. Tutti questi interventi funzionano con la diminuzione del senso della fame e con la sazietà precoce. Ovviamente questo è un comune denominatore. Però ognuno di questi interventi ha una caratteristica un po' diversa dall'altro. Per esempio, la sleeve gastrectomy è un intervento fondamentalmente restrittivo e
il bypass gastrico è un intervento metabolico e il mini bypass gastrico è un intervento più ipomalassorbitivo, un po' meno restrittivo. Tutti hanno una grande efficacia e controllano il peso in eccesso da una percentuale che va dal 60-70% fino, in casi particolari, anche al 100%. E tutti questi interventi, con una piccola differenza di efficacia l'uno dall'altro, controllano quelle che sono poi le patologie correlate all'obesità, e sono il diabete, sono l'ipertensione, le dislipidemie, l'aumento del colesterolo, dei trigliceridi, le disfunzioni mestruali e l'ovaio policistico, l'emicrania, insomma una serie di problematiche che sono quelle vere problematiche che devono portare poi il paziente alla chirurgia. Ovviamente la maggior parte dei pazienti arriva dal chirurgo perché vuole perdere peso, però la cosa più importante è che il paziente deve arrivare dal chirurgo per curare le sue patologie correlate, oltre che perdere peso naturalmente, perché, come dicevamo prima, questa condizione è una condizione che può portare a morte in una discreta percentuale di casi, così come abbiamo detto all'inizio. Ovviamente l'intervento non è una passeggiata, prima di sottoporsi all'intervento bisogna seguire, come dicevo, un percorso e pensarci molto bene, perché ogni intervento ha anche delle complicanze. La chirurgia bariatrica non ha complicanze superiori agli altri interventi, è nella media rispetto agli altri interventi, però il paziente è un paziente fragile, il paziente obeso è un paziente fragile, un paziente già complicato di per sé, e gli interventi sono difficili da eseguire, quindi il paziente deve essere molto compliante, va dal chirurgo e deve decidere di guarire prima di sottoporsi all'intervento chirurgico, nel senso che deve essere molto compliante e deve perdere una percentuale di peso in eccesso che va dal 10 al 20 o anche al 30% per abbassare i rischi degli interventi. Quindi, dottor Biondo, praticamente il paziente obeso che viene candidato all'intervento chirurgico praticamente deve collaborare. Per questo c'è il nutrizionista e lo psicologo che lo vedono prima, ma non solo prima, perché anche durante tutto il percorso, perché il percorso della chirurgia bariatrica è lunga, cioè non finisce con l'intervento ma prosegue. Quindi è importante questo equip multidisciplinare che c'è dietro la chirurgia bariatrica, dottore? È fondamentale, il chirurgo da solo non può fare assolutamente niente, c'è un'equipe multidisciplinare costituita da psicologi, endocrinologi, nutrizionisti, medici, chirurghi, che ognuno di loro fa la sua parte. Perché? Perché se il paziente è ben preparato, le complicanze sono ridotte allo zero virgola e anche la mortalità è ridotta allo zero virgola. Ovviamente ciò non toglie che i pazienti devono sapere di dover essere seguiti per tutta la vita, quindi il percorso inizia con la terapia medica dell'obesità, eventualmente con l'intervento, ma dura poi per tutta la vita. Bisogna cambiare il comportamento alimentare, eliminare i cibi spazzatura e modificare lo stile di vita. Al netto delle varie complicanze che dicevo sono molto basse, se il paziente è ben preparato, il paziente deve conoscere che sarà supplementato probabilmente per tutta la vita, perché l'intervento può determinare anche una carenza di oligoelementi e di vitamine. Quindi la necessità sicuramente per il primo anno di essere supplementato con un ottimo prodotto. Noi per esempio utilizziamo il prodotto della Bio Italia, il Bariatrifast o il Bariatric, perché è completo dal punto di vista della sua composizione e non solo, ma è anche molto facilmente reperibile in farmacia. Altri prodotti sono altrettanto buoni, ma un po' più difficilmente reperibili in farmacia, perché in genere vengono comprati sui siti web o direttamente per via telefonica. Quindi il paziente deve sapere che per tutta la vita dovrà fare determinati controlli e molto probabilmente, se seguirà
i consigli di tutta l'equipe multidisciplinare non avrà, avrà solamente benefici, non avrà alcun problema dall'intervento stesso. Benissimo, dottor Biondo, la ringrazio moltissimo per essere stato qui, è stato un vero piacere conoscerla e ascoltarla. A presto, dottore. Grazie altrettanto a lei. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.